Allora, il film, che a mio parere è veramente molto bello, ha un lavoro sui luoghi e sui suoni. Credo tra l'altro che qui in sala ci sia il responsabile del suono del film, credo, mi avevano così detto. Ha un lavoro sui luoghi e sui suoni davvero molto interessante e vorrei che il regista ci parlasse un po' di questo. Thank you for the question, and hello everybody in Italy. So yeah, like it's a very location-specific film, and we actually, for the film, we spent like 1 year and a half on location study already. And so in the process of making it, the key to it is to pick up as much like these elements which specifically belongs to these locations and bring them like live to the cinema audience. And since you mentioned a sound designer, I would like to introduce my sound designer here also, Mr. Vojta Zavadil from Czech Republic. He did a wonderful job, and I think the key to it is that actually many people question about that, because it's a film based in Taiwan, but why you have a foreigner recording like not only dialogues, but also sound elements. But we believe that with 4 years, you actually sometimes pick up even more information because everything is new to me, to you, so there will always be something to be found. And it's turned out to be true. Like, I guess if anybody's interested, you can see in the film clearly. It's a very different soundscape than the one you'll be used to. Buongiorno a tutti e buongiorno Italia, grazie per avermi invitato. E sì, effettivamente è proprio così, le location che sono state scelte per girare il film sono davvero molto specifiche alla storia che io racconto, tant'è che abbiamo impiegato 1 anno e mezzo proprio per andare a fare i sopralluoghi e selezionare quelle che erano le zone migliori affinché io potessi riportare in vita questa storia così particolare. E grazie anche per la domanda sul sonoro, effettivamente è un aspetto molto particolare relativo al mio film, nonostante io appunto provenga da Taiwan, il film sia stato girato in location a Taiwan, ho scelto un sound editor che è un sound designer che è straniero, viene dalla Repubblica Ceca ed è seduto qua in prima fila, si chiama Feltner. E perché ho scelto uno straniero? Perché ho pensato che uno straniero sarebbe riuscito a cogliere degli elementi ancora più specifici vedendoli per la prima volta, cogliendo tutte le novità che appunto avrebbe potuto osservare non essendo del posto. Un elemento che è piuttosto particolare, questo del suono, perché è molto diverso dal lavoro che si svolge di solito sul sonoro. Sì, si capisce perfettamente dal film. Allora, il film racconta la vicenda di un ragazzo che torna dalla città nel villaggio natio dopo un diciamo un fallimento delle proprie ambizioni metropolitane, e qui incontra un vecchio amico che al contrario ha ambizioni di fuga dal villaggio perché vuole provare la vita della città, e quindi c'è questo contrasto tra le due visioni coetanee, perché i due hanno la stessa età, di uno che ha già provato l'insuccesso e torna alle proprie radici, di un altro invece che vuole tentare il successo. Ovviamente si tratta anche di un rapporto tra campagna o zona comunque più periferica e metropoli, e questo è un'altra cosa fondamentale del film. Ci parli un po' di questo. Okay, so when I first tried to make this film, and actually I was still in Czech Republic, and so it was this idea first to write something about homecoming, because I was a bit away from my country for many years already. So at a certain stage of your life, like, that's the issue that you have to question yourself, like who you are, and like, do you really actually become something? So I moved back to Taiwan to do location study in the village, and
It's a haunting scene to me that I see this cycle of life, as what you see in the film, like the people inside, they always dream of the outside world, dream of the successful values, although maybe sometimes they haven't even seen what it is or realized what it is. But on the other hand, those who try to reconnect with their home, they have their own struggles. And to pretend, even if they didn't achieve anything, but they have to show that actually they made the right decision years ago when they departed. So it's this clash of conflict, like between both sides, and those inner struggles. Everyone is trying to pretend something. The barrier, the actual home. It's I think it's very universal. It's not even Taiwan. It's in many different countries. So I want to put this like cycle, like these two sides of people repeating all those things, and as a metaphor and also as a theme in the film, and see, question the audience what will come out of this. It's this illusion of successfulness, this craving for religion or anything else, will it lead to something or not? Quando ho iniziato a lavorare a questo film mi trovavo nella Repubblica Ceca, studiavo lì e è stato proprio in questa fase che ho cominciato a pensare a provare malinconia per il mio paese. Ho pensato a ritornare a casa e dopo aver trascorso un bel po' di anni all'estero rispetto a Taiwan, vedevo anche dentro di me questo processo in cui ci si chiede che cosa si aveva realizzato, che cosa si era diventati con questa esperienza all'estero. Dunque sono ritornato in patria, sono ritornato a casa e ho subito avuto questa visione, questa scena quasi spettrale che è quella del ciclo di vita, dove c'è questo contrasto di chi vive ancora lì in una zona appunto di grandi difficoltà, che sogna di emigrare, di andare all'estero e di trovare il successo e il benessere fuori dal villaggio natale, e sogna di abbandonare il villaggio natale anche se non sa che cosa li aspetta, perché non hanno mai visto la grande città. E invece il contrasto di chi torna a casa, di chi è stato via e che deve dimostrare a tutti, mentendo, anche se magari ha fallito, di aver preso la decisione giusta e di aver avuto successo abbandonando il villaggio natale. Quindi mi interessava andare ad indagare questo contrasto fra questi due tipi di approcci, questa barriera quasi che si creava, ma tutti e due questi approcci sono legati al tema universale che è quello della finzione. Naturalmente non l'ho detto prima nella domanda, però mi ricollego alla sua risposta e in questa sorta di clash of values che lui diceva, che il regista diceva, ovviamente è fortissimo nel film anche tra il conflitto e il confronto tra generazioni diverse. Ovviamente un nodo cruciale del film è il rapporto tra il ragazzo che torna dalla città al villaggio natale e il padre, che tra l'altro sembra l'unico a vedergli dentro e vedere attraverso la sua finzione, come ha detto lui. Infatti spesso e volentieri la sua reazione del padre nei confronti del figlio è: smettila di dire sciocchezze quando parla di soldi, di successo. Thank you for the question. And I think it's a very unique side of Asian or even Eastern culture, and especially in this level of communication between generations. So how I portray it is actually like a very typical Asian father figure. Like, it shows most obviously like when you show your care toward not just your kid, even your family, then they never show it in the direct way. And it, more often than not, when they curse you or when they say bad thing to you, it's actually like their way to express like their concerns about things. And it
of course, like from time to time, this actually creates a problem. There is the generation barrier and also gap. So also like through showing this and through showing the father's struggle, like on one side, I want to show this like unique culture and what it actually, also the plus and the problems it creates. And also, I want to put a question there also, like, in the end of the film, we see like it seemed to be a new generation coming up to, it's like his time already, like it's a cycle of life. And will he make a different choice? As you can see in the later scenes of the film, like the main characters, his sister has a kid, and there's a family reunion, and he's like uncle of a kid, and it seemed like a more like calmer, reconciling scene, like without those like family conflict already, and will it lead to a new age or not? I leave it open to the audience. Sì, questo è un rapporto tipico, che è un aspetto molto tipico della cultura asiatica, quella della difficoltà intergenerazionale. E il padre, la figura del padre, è veramente molto tipica di quello che è il comportamento che avrebbe un padre nei confronti del figlio, anche nella nostra epoca, dove con difficoltà si riesce a dimostrare l'affetto nei confronti dei propri figli, e prevale di più invece un rapporto di superiorità, dove il padre sgrida il figlio. Quindi il divario generazionale è veramente molto molto evidente. Il padre è attaccato alla sua cultura e si accorge comunque che c'è uno scontro, un conflitto, poiché è proprio la sua cultura che la crea. E io pongo proprio questa domanda, perché è evidente che in un certo senso in quella famiglia si sta concludendo un ciclo di vita, la nuova generazione è pronta per entrare da protagonista nella famiglia. E bisogna capire quale sarà la decisione del ragazzo. Lo vediamo alla riunione di famiglia, dove appunto si celebra, si festeggia la nascita del bambino della sorella, e si capisce che c'è forse questa riconciliazione. Lui è pronto a riconciliarsi con le sue radici, anche se lascio un finale aperto, dovremo capire se poi saranno tutti pronti ad accogliere il nuovo ciclo. Allora, mi raccomando, se avete domande fatevi vedere, io butto l'occhio per vedere. Parliamo un po' delle scelte stilistiche, che mi sembrano molto curiose. Se non sbaglio, il film è girato in 16 mm ed è un 16 mm folgorante. Perché? Perché questa scelta? Ok, so well, the format, I mainly chose it first because I'm actually more used to that than digital wise. Like, okay. I was trained in the Czech film school FAMU, and there, like, it's like our normal process there. Like, we do it all the time, so I'm used to the pace of the filmmaking already. And more importantly, I think it's a process. I think it's almost lost in the modern times, because when you do it on film, it's limited. It's not like you can keep the camera rolling all the time and you can pick up later. You have to make your choice. You have to know what you want. And you might think that it's on the director's side only, but for me, it actually affects the whole crew's spirit a lot. Like, if the entire film crew cherishes and knows about, like, this is a limited stock. And there's a unprecedented level of focus, which is almost lost in modern film set, which I think is very, very important to the process, when people are concentrating and really focus on what they want to achieve the scene. And that's on the process side. I'll talk about style also. Ebbene, io sono più
più abituato ad utilizzare la pellicola in 16 mm rispetto al formato digitale. Questo perché ho frequentato la scuola di cinema nella Repubblica Ceca e lì si utilizza proprio questo genere di pellicola. E dunque mi sono espresso con questo formato proprio perché ho una maggiore conoscenza di questo mezzo e sono più abituato al passo della 16 mm. E credo che comunque sia una cosa da mettere in luce anche perché oggi come oggi nel processo del girato si tende a girare tantissimo materiale perché tanto è digitale e è andata un po' perduta quella che era l'economia delle riprese in pellicola e quindi volevo proprio che questo tempo limitato e questo aspetto di quanto sia prezioso lavorare su pellicola potesse essere un elemento caratterizzante di tutto il nostro lavoro della cast e della troupe tecnica e della troupe proprio perché ci ha fornito un livello di concentrazione superiore rispetto a quello che secondo me oggi è andato perduto. And because the story is centered around it's a very male conflict center story and set in a very raw environment. Mm-hmm. So there is a creative feeling to the story already and also the location. So also that become like a style choice because 60 millimeter, as you can see, the grains and the texture, there's a level of roughness, almost mm-hmm. like the sand from the sea already. Mm-hmm. So I think in that regard, that gives the story a very strong feeling that fits the story as well. E poi anche la storia che ho girato è molto specifica, parla di un conflitto fra due uomini e quindi i ruoli sono particolarmente caratterizzati e volevo che ci fosse proprio questo aspetto visivo così grezzo che è anche un po' quello che si vede nell'utilizzo della pellicola 16 mm, questo grano che la granularità della pellicola che si vede questo aspetto molto evidente dell'uso della pellicola che ci ricorda un po' alla violenza e all'aspetto così aggressivo anche di questo mare che va ad attaccare questa comunità e quindi tutti questi aspetti sono state scelte stilistiche legate al desiderio di convogliare delle sensazioni veramente forti. Va bene, allora la premiere del film c'è questa sera alle 17, poi ci sarà come al solito il Q&A, quindi avrete modo, chi sarà in sala, di fare domande. Grazie a Lim Lunghin e buona visione al film questa sera. Thank you.